Nella casistica mondiale, coloro che hanno avuto forti depressioni scatenate, direi, dall'acufene, questo numero non è zero, cioè esistono questi casi dove avvengono anche questi pensieri sul lato più tragico. In questi casi la diagnosi può essere di acufene da parte di un audiologo o otorino e di depressione, che è un disturbo. Una psicopatologia precisa con certi sintomi, quindi si può fare una diagnosi multipla e curare, ogni specialista cura la sua parte, audiologo e psicoterapeuta, o magari anche psichiatra se servono dei farmaci, cosa che non è da demonizzare comunque in certi casi gravi. Detto questo, è anche vero che è soprattutto vero che di acufene non si impazzisce, nel senso che, ed è una cosa su cui mi batto da tempo, è sbagliato pensare che si rimarrà nella medesima sofferenza da oggi a tutta la vita. Questa convinzione viene supportata da certe frasi che alcuni medici dicono dove si deve abituare. Ecco, a me questa frase proprio non piace. Numero uno perché il cervello ha una sua plasticità che permette un adattamento. L'adattamento può essere aiutato da certi strumenti, come l'arricchimento sonoro, ad esempio. In secondo luogo, anche come modo di interazione, di relazione medico-paziente, il fatto si deve abituare non mi piace. Primo perché mette dentro il deve, e se una persona fosse capace di abituarsi, non sarebbe davanti al medico. Che non ci va, come dire, come Luna Park, no? Ci va perché ha bisogno di un aiuto. Il fatto si deve aiutare non è, non si dà una mano in questo modo al paziente, anzi, forse lo deprime perché dice: caspita, allora ci si può abituare, io non ci riesco, quindi mi manca qualcosa per riuscirci, no? Ora è proprio vero che io manco di qualcosa, quindi è colpa mia che sto male. Come dire all'alcolizzato, ma non beva, ma non lo sa che questo le fa male. Lo so, ma non riesco a non farlo. Quindi il senso, che poi sarebbe il senso della professione medica o di psicoterapeuta, è quello di fornire gli strumenti adeguati affinché vengano sviluppate le competenze alla risoluzione del problema. Gli strumenti possono andare dalla farmacologia alla psicoterapia ad altre tecniche che si usano, per esempio, visto che parliamo di acufene, proprio in questo problema specifico. Però ecco che centrale, a mio parere, e io quasi me la scolpirò di fianco a me, dove lavoro, centrale mantenere sempre viva la convinzione, sempre presente, che noi siamo coloro che co hanno studiato e conoscono, hanno le competenze finalizzate al consegnare al paziente delle capacità per portarlo dalla condizione in cui è, che è critica, come dicevamo, a una condizione di equilibrio in cui quella crisi si è risolta. Quindi ecco che si passano le proprie competenze a chi sia davanti, no? Dire invece si deve abituare non si passa niente.